Cioè vivo proprio di musica, di canzoni, di libri, di Un romanzi, di universo saggi, di poesie. distrutto e ricomposto. Le mie opere nascono nel caos. Se ricordo bene, all'epoca stavo leggendo un saggio su Cesare Lombroso, l'uomo bianco e l'uomo di colore, l'uomo delinquente. Il motivo ben preciso per il quale ho adottato queste titolazioni dalle opere di Lombroso mi sfugge. Il mio mondo, frammentato, a pezzi, entropico, cioè dove regna il caos, dove non c'è un filo che ci può condurre all'interno delle mie opere, un frammento. Perché Lombroso è famoso per la fisionomica. Allora cosa ho fatto io? Ho concepito delle opere parlano attraverso lo sguardo. E in questo caso artisti contemporanei, dei quali molti a me cari e altri no. Dei personaggi sempre della cronaca, della cultura, dello spettacolo, ma in questo caso non contrassegnati dal nome, ma dalle iniziali del nome, perché probabilmente lo spettatore, il visitatore, può riconoscere alcuni visi molto famosi di questi personaggi. Degli artisti ho voluto sottolineare la celebrità di questi personaggi, però ritornando sempre a Lombroso, se uno togliesse il nome del personaggio potrebbe dire questo è un bandito, o questo è un delinquente o questa è una prostituta.